Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti ad un nuovo appuntamento con Basket in Basket. Voi non ci crederete, ma pure questa sera abbiamo gli ospiti giusti per parlare di pallacanestro. Ve li presento subito. Qui vicino a me c'è Nazareno Taraschi. Buonasera a tutti. Che è tecnico del settore giovanile della Ciprietti Vending Campli, ma anche assistente del coach in prima squadra di coach Renato Castorina. Benvenuto a Nazareno. E poi Alessandro Croce, che è il capitano del Basketball Teramo. Sì. Ciao Alessandro, buonasera, benvenuto. A tutti. Benvenuto. Ti vedo già in forma. Sì. Poi ritrovo con piacere Marco Di Francesco. Buonasera, Rino. Che è un atleta del Basketball Teramo. Vabbè, tre promozioni, l'uomo delle tre promozioni. Poi ne parleremo con Marco. E infine troviamo il vicepresidente del Pentateramo, Camillo Gentile. Salve, buonasera. Tutti contenti stasera perché avete vinto tutti quanti, vero? Sì. Tutti quanti. Campi ha vinto anche Basketball Teramo in Serie D e ha vinto la Ciprietti Vending Campli in Serie C regionale. Ovviamente il Pentateramo e la Ciprietti Vending Campli in Serie C regionale. Cominciamo proprio da qui, poi andremo a dare un'occhiata ai risultati. Intanto il Pentateramo è andato a vincere niente di meno che in casa di una delle favorite insieme a Teramo, insieme a Campli, insomma l'Aerino Termoli, che viene sempre dipinta come uno spauracchio. Soprattutto per il campo, visto è stata una grandissima vittoria, alla fine di una grandissima prestazione, infatti se alla fine eravamo super contenti. Permettetemi di ringraziare prima di parlare della partita dei nostri due super tifosi che ci seguono sempre in trasferta. Chi sono? Nome e cognome? Maurizio Paolillo e Daniele Passalacqua. Quasi omonimo del nostro coach Passaquale, che non ci facciamo mancare niente. Esatto, infatti abbiamo esultato insieme a fine partita. Dicevo, partita difficilissima. Vengono dunque questi tifosi? Sì, sono sempre presenti. Ci sono trasferte lunghe, però. Vabbè, Campobasso, Termoli, no, però. No, infatti. Contando che siamo in C2. Sì, è sicuramente un grandissimo attaccamento. Esatto. E allora? Dicevamo della partita, è partita difficilissima perché loro erano primi in classifica fino a che non hanno incontrato noi. Molto tirata, infatti all'inizio il primo quarto è finito sul 10-7 per loro, si è segnato pochissimo, due squadre molto nervose, abbottonate. Basse percentuali, sì. O spadellavate tutte e due, no? Anche quello, anche. Infatti alla fine della partita la nostra percentuale da tre penso che non abbiamo raggiunto il 10%, però nonostante questo poi alla fine, grazie anche ad un superlativo Ciardelli. Tra l'altro pare che diano ancora i punti per la vittoria e non se centri tanti canestri o ne fai pochi, non tolgono i punti. Sì, sì, esatto. Conta vincere. Conta vincere. Era importantissimo vincere a Termoli. Tra l'altro la classifica è un po' rivoluzionata, noi poi è arrivata solo stasera l'ufficialità, perché con il fatto dell'Alba Adriatica, che di fatto è stata esclusa dal campionato, ho parlato questa mattina per telefono con Nicolino Colonnelli, poi ci verrà a trovare nelle prossime puntate, insomma loro si trovano in difficoltà economica a portare avanti il campionato di Serie C regionale, credo che partecipino a quello di promozione. Sì, io penso che mi ha detto proprio il settore giovanile. Esatto, in extremis è stato iscritto l'Alba Adriatica al campionato di promozione e quindi è successo un mezzo, non una rivoluzione, sì, perché chi stava in cima alle squadre come la nostra che avevano già giocato con l'Alba Adriatica sono stati levati due punti. Esatto. E nel proseguio del campionato saranno osserveranno un turno di riposo perché c'era un gruppo di squadre primo a 16, invece adesso ci sono 6 squadre prime a 14. A 14, anche se le vere prime sono quelle che hanno 7 vittorie e una sola sconfitta. Perché e a 14 allora c'è anche Ortona, che però ha giocato due partite in più non avendo osservato il turno di riposo. Ortona ha giocato 10 partite, esatto, infatti non ha osservato il turno di riposo, che ha 7 vittorie ma ha 3 sconfitte. Esatto. Quindi in base a quello che mi dice, e non ho motivo di dubitare, Gentile, in testa alla classifica ci sarebbero allora il Campli, quindi la Ciprietti Vending Campli, il Penta Basket Teramo, esatto, che ha 7 vittorie e una sconfitta, e poi sempre con 7 vittorie e una sconfitta il Pescara Basket e l'NBC di Campobasso. Perfetto. Sì, esatto. Queste, però hanno 14 punti anche, diciamolo, perché sennò si offendono, Ortona ha pure 14 punti e anche l'Aerino Termoli che però ha 2 sconfitte. Esatto. Quindi questa è la classifica, già che ci sono la dico tutta la classifica, 14 punti per Ciprietti Campli, Ortona, San Vito, poi Penta Teramo, 14 punti per Aerino Termoli, per il Pescara Basket e per l'NBC di Campobasso. A quota 10 Globo Isernia, 8 punti per il Maccabi Ripa Limosani, 6 punti per l'Atria, anche l'Atria è stata penalizzata perché aveva vinto con l'Alba, aveva raggiunto 8 punti, invece adesso ne ha 6. Poi 4 punti per Sulmona, Blu Basket Roseto, Campobasket e poi l'Amatori Basket 1 punto.
avrebbe vinto, ha vinto una partita, però evidentemente è una penalità, una penalizzazione. Poi invece ancora bocca asciutta Penne, Penne è proprio il materassino. Penne, sì, perché hanno avuto dei problemi con i giocatori della prima squadra e adesso si presentano con l'Under 17. E quindi diventa dura, è da apprezzare vincere. Comunque perché hanno continuato e non, altrimenti sarebbe stata un'ulteriore squadra in meno. E... anche perché già così ci sono due squadre che riposano, esatto. Vero? Perché sì. Era già dispari. Torre dei Passeri che aveva rinunciato. Per la seconda parte del campionato forse c'è proprio l'idea di rifare il calendario in modo che le due squadre che riposano vanno a incontrare. Certo, mi sembrerebbe... proprio assurdo. L'ideale. Allora, poi torniamo nelle pieghe della partita vinta dalla Penta Teramo in quel di Termoli contro l'Airino. Campli, domenica. Una passeggiata di salute. Sì, però devo dire che è stata una partita che. Ricordo bene 93-53. Sì, ma non è quello il punto. Il punto è che siamo riusciti in questa partita a vedere emergere anche i nostri under 17, i nostri 97 che sono stati in campo quasi. Tutti e tre, Matteo Stucchi, Luis Disidoro e Federico Nardi, quasi più di 20 minuti a testa. Quindi avete dato più spazio ai ragazzi. Assolutamente sì, ai ragazzi. E questa è una cosa buona perché a livello camplese appunto l'idea è quella di far crescere, di investire molto sul settore giovanile per cercare di ingrandirci sempre di più, per esprimere una qualità migliore e quindi dare spazio anche a loro che si allenano costantemente e sono sempre a disposizione. Va bene, allora ci vogliamo subito togliere il dente con Marco Di Francesco con queste tre promozioni. Marco? Con chi l'hai fatto? Tre promozioni o tre squadre diverse? Sì, in tre regioni pure diverse. Voilà, un messaggio. Un saluto al coach Nazareno, arriva da Dario. Lo risaluto affettuosamente. Va bene, grazie Dario. Marco? No, vabbè, tre promozioni, una con chi? A Penne in Abruzzo, una in Sicilia a Gela e l'anno scorso ad Ascoli nelle Marche. Quindi Umbria, C2, sai, Penne, Gela e Ascoli. Ascoli, sì. L'Ascoli Towers. Esatto. È vero sì. Che invece è in DNC, giustamente, è stato promosso. Sì. Tu non sei rimasto però. Beh, hanno diciamo optato per far giocare dei ragazzi, avevano pure loro grossi problemi economici per fare la C1, perché chiaramente con la regola dei parametri sarebbero... i costi sarebbero stati molto alti per la C1, quindi hanno optato per puntare su una squadra prevalentemente giovane, con ragazzi che volessero... di mettersi in mostra e tutto sommato stanno facendo bene, quindi sono contento per loro. Bene, bene. Sì, sì. Alessandro, sei tranquillo? Tu sei il capitano del basketball di te. Quanti sì. anni hai? 17. Infatti vedete che Alessandro mi guarda forse temendo qualche domanda, ma le domande qua sono solo a perdere tempo, domande classiche. Ma ti sei sorpreso quando ti hanno detto tu fai il capitano? Un pochino, visto sì. Che c'è tra virgolette uno leggermente più vecchio di te che è Marco Di Francesco. È anche molto più esperto. Più esperto, l'uomo delle tre promozioni in tre regioni diverse. Però comunque sono stato molto contento perché l'allenatore Mario mi ha dato una buona chance e mi ha dato anche una forte dose di responsabilità perché comunque è un ruolo molto importante. Sì. Soprattutto all'interno dello spogliatoio dove giochi anche con gente più grande di te, ci credo. Anche di età, e quindi devi anche far valere la tua personalità dentro lo spogliatoio e anche dentro il campo. Bravo, vedi? Ho equivocato io male il tuo sguardo, lui non teme assolutamente le domande perché è sicurissimo quando risponde. Di Francesco è di categoria superiore. Scusa Marco, sì. Hai... Ho pagato, pagato questo messaggio. No. Però hai detto fate qualche messaggio. Adesso lo ammetto. No, magari non hai detto di che tenore devono essere i messaggi. Fate qualche messaggio. Grazie. Insomma. Marco, che tipo di capitano è Alessandro? Alessandro è molto... è in gamba. Un ragazzo in gamba, un ragazzo con le idee molto chiare. E spero che la nostra società serva per lui come trampolino di lancio per raggiungere, magari anche con noi, categorie sicuramente più importanti. Certo. Alessandro, in che ruolo giochi? Io faccio il playmaker. Sei il playmaker della squadra? Sì. Insieme a un ragazzo che è di Campli, Fabio Alleva. Uh-huh. Più giovane di te? No, un anno più grande di me, vabbè, 94. Giovanissimo anche lui. Sì. Un ruolo molto importante. Sei un play che tira pure, che fa punti? E ci prova. Sì. Annazza e Marco, siete fortissimi. Ferro. Chi è Ferro? Ferro è il papà di un atleta che io e Marco abbiamo allenato, che adesso milita nella basketball. Marco, che ridi? Il figlio è bravo pure, sì, è il padre di Marco Pirani. È di Sara Pirani. Sì, è di Sara, giocano tutte e due con noi ragazzi.
Bene, 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 va bene. Fa piacere che arrivi questi messaggi. Salutiamo Sara e Marco. Vi salutano alla grande. Allora, io direi di dare un'occhiata prima di fermarci per la prima interruzione pubblicitaria. Intanto che stasera non abbiamo gli ospiti della McEnergy Roseto perché sta giocando mentre andiamo in onda il recupero di Scauri e quindi la settimana prossima ne vedremo delle belle, magari grazie agli ospiti di Roseto che torneranno a trovarci. Allora, cominciamo dal DNA. Chiunque può intervenire con commenti. Ovviamente c'è la BLS Chieti che, insomma, è la prima espressione del basket abruzzese. In questo l'anno scorso era un'altra realtà, caro Nazareno e cari tutti noi. Però adesso la BLS Chieti, siamo contenti per Chieti, ci mancherebbe, soprattutto per l'allenatore, il mio amico Domenico Sorgentone. Allora, i risultati della 12ª giornata. Mirandola Casal Pusterlengo 46-59, Treviglio Castelletto 84-88, Perugia Recanati 64-57, Rieti Ferrara 65-62, Matera Firenze 74-64, Agrigento Omegna 53-61, Torino San Severo 78-75 e poi abbiamo Viola Reggio Calabria Bari 79-76. Allora la classifica, andiamo alla classifica direttamente. Torino al comando insieme a Matera con 20 punti, poi abbiamo Castelletto, Agrigento, Lucca e Treviglio a 14, Firenze 12, Omegna, BLS Chieti e Casal Pusterlengo 10 punti, 8 punti per Recanati, Ferrara, Bari, Perugia e San Severo, 6 punti per Mirandola, 4 punti per Latina e Reggio Calabria. Andiamo invece nel DNB, abbiamo detto sì che Roseto sta giocando questa sera, questo è il turno ovviamente di domenica scorsa, i risultati: Stella Azzurra Roma Scauri 83-90, Martina Franca Bisceglie 72-56, Gaeta Franca Villa Fontana 75-72, Rieti Bernalda 66-56, McEnergy Roseto Trapani 81-65, che ha segnato l'esordio tra l'altro sulla panchina di coach Filmelillo, quindi è partito subito col botto, insomma, con una bella vittoria contro Trapani. Ostuni Monteroni 80-84, Agropoli Fondi 80-56, Pescara Basket Nord Barese 68-74, è caduta anche Pescara, Basket Nord Barese continua ad andare forte, 9 partite giocate e 9 vittorie, 18 punti per Basket Nord Barese, 14 punti per Pescara, Pescara allenata da Toni Trullo, 12 punti per Roseto, Francavilla Fontana, Trapani e Scauri, 10 punti per Ostuni e Martina Franca, 8 punti per Gaeta, Monteroni e Agropoli, 6 punti per il Bisceglie, poi 4 punti Roma, Stella Azzurra Roma, Rieti e Bernalda, chiude a 0 punti Fondi. Andiamo al DNC perché Giulianova insomma dà segni importanti, sì, manda segnali importanti. Nazareno tu vai perché ti vedo informato. Perché Giulianova ha avuto, diciamo, nonostante il brutto infortunio di Conti che ha avuto la rottura del tendine d'Achille, mi pare che sia stato operato una settimana dopo dal dottor Tovaglieri, ma forse il prossimo mercoledì sarà, ma ci vorrà Francesco, molto tempo, sì. Sono riusciti a ingaggiare il nostro ex teramano Riccardo Marzoli, che sicuramente già nella prima partita gli ha dato una espressione del suo valore in campo perché ha realizzato 18 punti con un 50% al tiro dal campo, ma fornendo proprio, cioè, lui è un giocatore di energia, sì, e anche a volte di rottura, se vogliamo, sì, in grado di prendersi un palleggiare e tiro, fisicamente abbastanza dotato e sicuramente è ora un giocatore che gli può solo far comodo, anche perché Conti era un lungo più tiratore, lui è più d'impatto. Di rottura ovviamente in campo. Sì, di rottura. Di rottura in campo, Marzoli. Allora, questi risultati del DNC. La vecchia C1, Pesaro Castiglione Bologna 77-72, Globo Giulianova Porto Sant'Elpidio 74-66, Bertinoro Reggio Emilia 80-63, Ascoli San Lazzaro 52-95, Lugo Repubblica di San Marino 75-56, Fabriano Recanati 53-66, Porto San Giorgio Imola 68-79. La classifica al comando due squadre sono Lugo e Castiglione Bologna con 12 punti, a 10 punti un altro tandem Porto Sant'Elpidio e Pesaro, 8 punti per Globo Giulianova, Imola, San Lazzaro, poi 6 punti per San Marino, Bertinoro e Porto San Giorgio, 4 punti per Reggio Emilia, Recanati e Ascoli, a 0 c'è Fabriano ancora ferma al palo. Andiamo alla Serie C regionale? Vabbè. Qua sapete tutto. Andiamo. La classifica però è un po' stata rivoluzionata, l'abbiamo già detta prima. Allora, Ciprietti, Campli, Penne è finita 93-53, Campo Basket, Pescara Basket 64-70, Amatori Pescara, NBC Campobasso 79-87, Airino Termoli, Penta Teramo 62-67,
Wer Ortona San Vito, Maccabi Ripa Limosani 88-42 e Blu Basket Roseto Centro Abruzzo Sulmona 52-65 hanno riposato, visto che non c'è più neanche l'Alba Adriatica, l'Atria e il Globo Isernia. La classifica l'abbiamo vista prima, però vi ricordo le posizioni di testa quantomeno. Ciprietti e Campli, Wer Ortona, Pentateramo, Airino, Pescara Basket, NBC Campobasso 14 punti, 10 punti per il Globo Isernia, 8 punti per Ripa Limosani, 6 punti per l'Atria, poi 4 punti per Sulmona, Blu Basket Roseto, Campobasket, 1 punto per l'Amatori, Pescara. Chiude a 0 il Penne. Non ci facciamo mancare niente, quindi anche la Serie D regionale arriva, arriva. Allora, dovrei averla. Basket in carrozzina non ha giocato, poi vedremo il prossimo turno. Allora, Loreto Montesilvano 54-80, Magic Basket Chieti 2K5 L'Aquila 82-53, poi il Chieti Olimpia Mociano, Chieti Basket Olimpia Mociano 45-77, Pallacanestro L'Aquila Torre Spes di Torre dei Passeri 65-71, Popoli San Salvo 73-71 e Intrepida Basketball Teramo 46-61. Una vittoria niente male, Marco. No. Abbiamo segnato, sì. Sì, sì, vabbè, abbiamo. L'importante è che abbiamo vinto la partita. Ahia, non hai segnato, no. Beh, hai glissato un po'. Ho segnato un po'. Hai segnato, hai segnato. Ho segnato, però no, vabbè, a parte gli scherzi, la cosa importante è che la squadra ha vinto e soprattutto che ha giocato un secondo tempo sicuramente di buon livello. Diciamo che essendo una squadra molto giovane deve sicuramente limare e limitare le troppe pause di concentrazione dovute sicuramente all'inesperienza. Cioè, basketball team. Noi, sì, sì, chiaramente ecco. Noi. Un primo tempo un po' troppo soft dal punto di vista dell'approccio, però poi un terzo quarto proprio presente sulla partita, molto, molto ben fatto, ben organizzato da tutti. E Alessandro ha saputo dare il gioco come si deve. Sì, sì, sicuramente. Alessandro ha giocato tantissimo, infatti. Sabato. Troppo addirittura. No, no, troppo no. Ma devi chiederlo al coach. Ma no, perché? Quanti minuti hai giocato, Alessandro? 30. Vabbè, ma a 17 anni, altre che 30, 35, 38 si possono fare, o no? Certo. Va bene. Evidentemente il coach Mario ha fiducia in Alessandro, ma il capitano ha sicuramente fiducia. Va bene, allora adesso ci fermiamo un attimo, andiamo a consumare la prima pausa pubblicitaria e poi torniamo insieme. Allora, nella trasmissione parallela parlavamo di impianti sportivi. Abbiamo riparlato dell'impianto, lo facciamo così, portiamo anche qui sulla diretta quello che stavamo dicendo. L'impianto di Ripa Limosani, del Maccabi, che come diceva Marco è come il Maccabi Arena praticamente. Però diceva Camillo Gentile che fanno la presentazione, e io saluto gli amici di Ripa Limosani perché mi piace già il nome Ripa Limosani, poi Maccabi è fantastico. Fanno la presentazione all'americana. Sì, sì, almeno fino all'anno scorso con l'occhio di bue. Esatto, ogni singolo giocatore, tifo alle stelle, tamburi, trombe. Comunque c'è un grande entusiasmo. Sì. Al di là del palazzetto, il problema è che è quasi impossibile giocarci perché è un tendone con transenne a ridosso del campo. E poi loro sono davvero molto caldi, insomma. Sì, sono tengono molto la loro squadra e molto poco la squadra avversaria. Tipo la nostra tensostruttura qui dell'Acquaviva per la palla a mano, con tutto il pubblico riescono a metterci 300-400 persone. Un'uscita sola, quindi anche a livello di molto. Nazareno è molto particolare. Sì, sì, anche si dice appunto che cioè Ripa è una fossa, insomma. È una fossa rispetto alle prestazioni che offre la compagine fuori casa e rispetto a quelle in casa sono estremamente diverse. In sì, casa alle volte sono capaci di vere e proprie imprese. Sono trascinati dal pubblico, dalla veemenza, dal fatto che, come ha detto Camillo, sono molto vicini al campo i tifosi, si registra qualsiasi tipo di attività pacifica e non pacifica, però comunque sono una squadra con un quintetto abbastanza giovane che sì, cioè ha un, diciamo, come senior puro ha solo Cannavina, uh-huh, e che ha militato sempre in campionato IC1, un giocatore di categoria superiore, e più un gruppo di ragazzi fra cui spiccano nomi come Libertucci, Muccino, che sono dei ragazzi che stanno andando stabilmente in doppia cifra. Lo vedi? Diceva Camillo Gentile, il vicepresidente del Pentateramo, che in Molise insomma si trova qualche campo tipo quello, ma a sì, Termoli diciamo, no.
Termoli, com'è il palazzetto? Abbiamo sempre sentito parlare di questo famoso Pala Sabetta, intitolato al per noi tristemente famoso arbitro che ci è costato un po', diciamo, a livello economico. Vabbè. Diciamo così. Sì. Purtroppo, sono i ricordi della Serie A. È un campo scarsamente illuminato, infatti anche gli stessi giocatori, Gianluca Lulli, Matteo, Maggioni, si sono trovati in difficoltà perché ci sono... illuminato? Infatti noi quando siamo entrati ho detto, ma adesso le accendete le luci? No, le luci sono queste. Ci hanno siamo detto. Al massimo, quindi che vi credete? Poi abbastanza freddo, lì fa d'estate pare che facciano il famoso torneo, quello di Serie A, sì. Però diciamo una struttura al limite, per come siamo abituati noi, ecco, però... Però nonostante la poca luce l'hanno trovato il canestro. L'hanno trovato, Lulli sì. Più da sotto che da fuori, però. Ah, vedi, da fuori. Da fuori no, ma anche loro hanno avuto difficoltà. Poi ecco, sarà stata la partita tesa, difese molto pressanti, quindi. Però diciamo si è segnato per assurdo più nell'ultimo quarto che non all'inizio. Quando chi la partita ha realizzato di più dei biancorossi? Allora, biancorossi c'è, mi sembra, il capitano Gianluca Lulli, naturalmente, con 17 punti. Grandissima prestazione, dicevamo all'inizio, di Ciardelli, che praticamente... Ah, sì, stavi dicendo, sì. Alla fine, un paio di azioni, mi ricordo, 2-3 minuti dalla fine, 3 punti sotto, tiro da fuori con fallo aggiuntivo. Ah, un canestro, siamo andati pari, un canestro dall'angolo sul meno 2, sul 62 pari a 30 secondi dalla fine, ha fatto la bomba che ha messo, diciamo, ci ha dato il là la vittoria. E poi grandissima prestazione, ecco, sta iniziando a carburare dopo un anno di inattività la nostra nuova guardia, Casasola, non mi ricordo mai come... Come si dice, ha fatto 9 su 11 ai liberi alla fine, quindi bravo, è stato importantissimo. Abbiamo messo la partita in cassaforte con il 2 su 4 finale, abbiamo vinto di 60. Vicepresidente, Lulli, quando venne qui l'ultima volta, però ormai sarà un mese e mezzo fa, non mi ricordo, disse ancora non siamo, no? Io ho arrivato con questo tormentone, sì, ancora sì. Non ci sentiamo, proprio squadra, siamo un po' in ritardo, anzi diceva... Se facessimo adesso il derby con Campri magari lo perderemmo. Ecco, adesso a che punto... Dopo questa vittoria io penso che sia stata importantissima anche da un punto di vista della fiducia. Si inizia a vedere il gran lavoro fatto da coach Passaquale, la squadra è molto unita perché da questi campi si esce vincitori solo se ci sono dei valori... È stato un bel test quello dei valori alle spalle. Ecco, vorrei ricordare anche i due giovani che qui ha dato spazio... Giosuè, cioè Ferri, che ha messo una bomba importantissima, e Matteo Cufari, che è entrato nel finale e ha gestito molto bene la palla in 2-3 occasioni, un'entrata con un canestro importante, visto che la partita è stata comunque punto a punto fino agli ultimi secondi. Diciamo che il gruppo sta crescendo, con il tempo si può solo migliorare, d'altronde con tutti i giocatori nuovi non è stato facile nemmeno assemblarli, con la pressione che abbiamo, visto che la gente si aspetta da noi purtroppo con quello che abbiamo alle spalle. I fuochi d'artificio. Esatto, però ecco, vorrei fare un appello anche per domenica prossima, visto che ci aspetta un'altra partita difficilissima. Certo. Con il Globo Isernia vorrei invitare il pubblico a tornare, cioè a continuare a venire numeroso, visto che il nostro zoccolo duro di 500-600 persone ormai è consolidato, però ecco, ricordando la prima partita oltre 1000 persone, ci farebbe piacere tornare. Ci piacerebbe rivedere anche quel perché d'occhio. Ecco, adesso ci aspetta un trittico non indifferente. Però 500-600 comunque in Serie C regionale. È un ottimo dato. Beh, è un bel pubblico. È un ottimo dato. Non li possiamo penalizzare. Anzi, ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito sin dall'inizio, dandoci fiducia. Benissimo. Marco di punti ne ha fatti 33, me l'ha detto poi. Io pensavo avessi fatto 2-3 punti, non voleva parlare. Io pensavo che lo sapessi. Ma 30... vabbè, io arrivo dove arrivo. Scusa, la squadra quando ne ha fatti 60? 61. 61, vabbè, più della metà ne hai fatti. Vabbè. Ma hai tirato sempre tu? Secondo tempo, sì. Che ti chiedeva a te, Alessandro? Palla dalla a me. No, anzi. Però ha trovato buoni tiri. Ha trovato buoni tiri. Grazie, Alessandro. Grazie. Va bene. Torniamo un po' della partita, non dobbiamo dire nulla della partita vinta 93-53. Vabbè, almeno chi ha segnato, dai. Più di tutti. I ragazzi, quelli hanno fatto il pieno. Tutti 8, 9 e 14 Federico Nardi. È stata una buona... Lo vedi? C'è stato un buon atteggiamento. Anche loro hanno Di Flavio, il loro miglior giocatore. È stato a un certo punto coach Renato, ha ben pensato di dare la responsabilità coach Renato, a uno dei nostri ragazzi, a Matteo Stucchi, e si è ben comportato. Un giocatore che comunque... Diciamo che il fulcro della squadra è quello che si prende ma più. Ma fa sempre delle mosse Marco, non capisco. Perché... No, dillo. Nel senso che Penn, cioè un ragazzino di 17 anni che tira tutto. Cioè... Ah, e quindi lui è... Non è che... No, però non è così, cioè,
A me ha fatto una buona impressione, no, per questo ragazzo 17 anni. Bravino però, insomma. Beh, vabbè, tu, tu ci avrai giocato pure insieme. Io sì, vabbè, era piccolo quando stavo a Penne, lui era piccolino, era bravino. Beh, se c'ha 17 anni adesso. Sì, sì, beh, io ormai sono vecchio. No, vecchio no. Quando ci hai giocato a Penne? 2 anni fa? 5-6 anni fa. Allora no, andava alla sera. No, non è che ci ho giocato, faceva le giovanili, forse mi sono... Andava all'elementare. Sono spesso, andava all'elementare, esatto. Va bene. Nazareno, tu allora assisti coach Renato, come lo chiami tu, coach Castorina, in cosa? Negli allenamenti? Ti occupi del video? Io sono quasi sempre presente agli allenamenti del settore giovanile e della prima squadra. Mi occupo più che altro di aiutare Renato a preparare singolarmente partita per partita. Infatti non sono qui per parlare di derby con Gambi, ragioniamo partita per partita. Adesso c'è, perché mai come quest'anno si può dire che il campionato non è, sei qui per parlare di derby con Teramo, Campi Teramo. Vabbè, quello, mica c'è domenica, non c'è domenica. No, domenica Teramo c'è una partita di più, ma anche noi tra due domeniche cioè, ne possiamo cominciare a parlare. No, è presto. No. Partita, si gioca a Campi? Si gioca a Campi? Si gioca a Campi. Tra due domeniche, attenzione. 9 dicembre. Va bene. Però adesso stiamo pensando quindi a anche in Serie C regionale si preparano le partite al video. Certo che si può ragazzi fare. No, anche in Serie D. Anche in Serie D. Anche pure Mario. Ci sono allenatori che le preparano, non penso sia importante la categoria, penso sia importante la qualità del lavoro. Ma come? La qualità del lavoro, insomma. Quindi uno deve lavorare, cioè deve dare lo stesso tipo di impostazione in qualsiasi categoria. Mi avete convinto. Cioè, sono d'accordo proprio. Sono d'accordissimo con Marco. Bravo Marco. E quindi Mario, che tu conosci, diciamo, vagamente. Io di vista. Di vista ogni tanto. Mario si mette là col video e prepara. Lo fa lui? Sì, certo. È abbastanza tecnologico. Come abbastanza. È sicuramente tecnologico. Ragazzi, mica è uno vecchio. Cioè. Alessandro. Allora, come ti stai trovando? Tu quando hai cominciato a giocare a pallacanestro? Io ho iniziato all'età di 5-6 anni. Troppo piccolo. Ho iniziato con le giovanili al Teramo Basket, con il mini basket. Quando c'era il Teramo Basket? Sì, con Marco Di Francesco, con Marco D'Ascenzo. Con Marco D'Ascenzo. Che saluto. Sì, diciamo, è stato molto importante. Che è al Penta adesso? Sì, adesso sì. Cura il mini con basket. L'EP Basket. Sì. Lui è stato molto importante sicuramente. Te l'ha fatta piacere la pallacanestro? Sì. Diciamo che è stato... Ma tu sei stato costretto ad andare lì o ti piaceva? No, assolutamente. Ah, beh. È sempre stata una passione che ho avuto. Ed è stato, diciamo che mi sono trovato molto bene anche con il gruppo dei ragazzi. Sì. Diciamo, noi come gruppo abbiamo vinto 3 campionati regionali, tra cui c'erano Lorenzo Ferri, che adesso gioca appunto con il Penta, Francesco Faragalli, che gioca con MacEnergy Roseto. Che è a Roseto, sì. Piero De Dominicis, insieme a Francesco, Lorenzo Nolli. Che avete vinto? 3 campionati regionali. Hai capito? MC. E uno con il mini basket. Diciamo, sono stati molto importanti quegli anni passati insieme, perché ci hanno permesso di migliorare tutti quanti insieme. Siamo stati anche un bel gruppo. Ma tu sei pronto ancora a migliorare, vero? Certo. Beh, 17 anni. In cosa devi migliorare? Io personalmente vorrei fare canestro sempre. Che in effetti palla a canestro, se sì, uno fa canestro sempre non è male. E soprattutto la mano debole. La mano destra. Debole. Tu sei mancino. Sì. La mano debole è destra. Che si può fare per... Marco, che si deve fare? Perseveranza. Pazienza. E pazienza soprattutto nei compagni, dei compagni che giocano con lui. Allora, fatemi tornare dal vicepresidente Camillo Gentile, perché quest'anno è Annazza, Bello e Marco. Grazie per aver allenato i miei ragazzi. Se non giocano bene, la colpa è vostra. Eli, moglie di Ferro. Quindi la colpa è vostra se non giocano bene. Io ho allenato anche Marco, pure aveva anche Nanza. Anche che sono sempre quei ragazzi di cui prima. Sì, perché Marco l'anno scorso sia Marco che Alessandro facevano parte dell'Under 17 del Teramo Basket. Io l'ho allenato a Bellante, Marco invece... Quindi se non girano la colpa è vostra. Beh, ormai sì, diciamo che sono cresciutelli, ma possono andare da soli ormai. Beh, che diamo? L'autobus lo prendono da soli, no? Vanno a scuola. Stessa cosa. Camillo Gentile, allora parliamo anche dell'organizzazione societaria, quindi conosciamo il presidente San Nicandro, il vicepresidente Camillo Gentile.
È una società che possiamo dire forte adesso, strutturata? Sì, diciamo che... O invece nucleo... solo molto gravata di responsabilità per quello che dicevamo prima? Quello anche. Diciamo strutturalmente noi siamo nati nel 2004, eravamo 8 soci. Poi nel corso dei primi mesi siamo rimasti in 3. Raffaele Sannicandro, che ha continuato a fare il presidente, io e Giosuè Passaquale, che è attualmente anche il coach. Diciamo questo è il nucleo storico e attualmente che siamo c'è ancora? I 3 soci. Ci sono ancora. Chiaramente poi nel corso degli anni, anche dall'anno scorso, abbiamo iniziato ad inserire altre figure. Colgo l'occasione per ringraziarli, perché soprattutto quest'anno, da quest'estate, da quando ci siamo ritrovati, diciamo così, a dover scegliere se intraprendere o meno questa avventura, quindi a prendere un po' il testimone, diciamo, del vecchio Teramo Basket, nostro malgrado. Abbiamo inserito, diciamo, a livello dirigenziale, già c'era presente negli altri anni, Francesco Di Giorgio, che ha giocato anche con noi negli anni precedenti, Adriano Vannucci, il nostro factotum che si occupa un po' di tutto a livello giornalistico, addetto stampa, cura il sito. Giulio Rubini, abbiamo inserito uno dei soci fondatori della vecchia società, e quindi ognuno si occupa un po', ecco, Simone Stirpe, responsabile del settore giovanile, più i vari allenatori dei vari gruppi. Diciamo che mano a mano, come dicevamo prima, in occasione della preparazione delle gare, con il video, insomma, l'atteggiamento deve essere serio e professionale, sia per quanto riguarda lo staff tecnico e quanto riguarda la società. Certo, anche perché anche a livello societario. Non serio e professionale, diciamo che il lavoro, cioè noi l'allenatore, lo staff, perché è importante il lavoro di staff, non ci sono solo io, Renato, c'è Matteo Crocetti, c'è in questo caso Andrea, c'è Andrea Mancini, cioè il lavoro dello staff deve generare credibilità e fiducia nei confronti del giocatore. Il giocatore si sente responsabilizzato, si sente parte del progetto e sicuramente la resa sulla squadra avrà più impatto rispetto a che se ci fosse più sufficiente. E per il momento questi progetti stanno andando bene. Sono sia a terra col Penta che a campo. Sono dimenticato un nome importantissimo che collabora con noi dall'inizio di questa avventura, Angelo Albi, tra parentesi, domenica abbiamo esultato insieme, eravamo vicini in mezzo al pubblico di Termoli. Una grandissima mano a livello organizzativo, anche nella ricerca di nuove fonti di finanziamento, perché purtroppo sappiamo bene, visto che io me ne occupo in prima persona, essendo dottore commercialista, mi occupo anche di tutta la parte contabile, fiscale, non è facile far quadrare i conti alla fine del mese. Un bel peso. Va bene, poi indagheremo anche sul basketball Teramo, perché Marco, tu ti occupi anche del mini basket, quindi dei più piccolini. Sì, siamo partiti quest'anno. Ti diverte questo molto. Ruolo? Sì, beh, stare con i ragazzi, con i bambini che abbiamo, è bellissimo. Poter dedicare delle ore del nostro tempo a disposizione loro, soprattutto per i più piccoli, ti deve piacere. Sì. Noi siamo io credo che sia molto bello. Come società siamo mossi dalla passione, quindi ci piace, lo facciamo con tutti i nostri istruttori, i nostri collaboratori. Siamo tutti consapevoli di stare verso la stessa barca, che vuol dire che per prima cosa vengono i ragazzi. Quindi noi continueremo così. Sei soddisfatto? I risultati fino ad ora sì, ci stanno ripagando, insomma, quindi va bene. Va bene, tutto, allora tutto bene. Facciamo così, se siete d'accordo andiamo in pubblicità. Siete d'accordo? Sì, siete d'accordo. Pubblicità. Eccoci qua. Gli stranieri nei campionati minori, questo è l'argomento che sviscereremo. Però abbiamo due messaggi. Mi diceva Giancarlo, andiamo a leggere. Nazza, occhio che venerdì prossimo forse veniamo a Campli. Preparati. Un sorriso, un abbraccio Limo. Praticamente è un giocatore, io l'anno scorso allenavo i 99 del Teramo Basket, è un giocatore sempre della basketball, venerdì prossimo faremo un'amichevole 98 di Campli che ho la fortuna di allenare contro i 99, sicuramente è una minaccia. Va bene, vediamo un altro messaggio. Finalmente si sente l'accento teramano di qualche titolare di una squadra teramana, che bello vedere un capitano di 17 anni, non ci speravo più. Va bene. Certo, vederli in Serie A, eccolo qua, Alessandro. Vederli, è chiaro che le squadre qui rappresentate sono piene di giocatori, credo locali, no? Sì. E quindi sia Campli, sia Pentateramo e il basketball Teramo. Insomma, capitano teramano in Serie A magari era un po' più difficile. Però Marco ci poteva riuscire. Ma non esageriamo. Marco ce l'ha fatto. Marco c'era, andava in panchina Marco. Marco c'era in Serie A. Non esageriamo. Vabbè, però c'era.
ragazzi, io c'ero, l'ho visto. C'ero all'esordio con la Fortitudo, la prima partita della Serie A. Sì. E ti pare poco? Prima partita storica del Teramo in Serie A. Io c'ero, c'eravamo tutti e due. E a metà me la quale eravamo in panchina. C'era magari chi piangeva a casa. Tua madre, tua no, a casa, ma piangevano di gioia, ovviamente. Ma no, forse stavano piangendo al palazzetto, dovresti chiedere a loro, non lo so. Erano sicuramente al palazzetto. Sì, come no. C'erano anche quando non c'eri tu, figurati. Almeno io quella partita me la sono vista dalla panchina, che devo dire, dai Mancini e Berinelli. Sì, sì, madonna. Quanti anni avevi, Marco? 17. Eccolo là, come Alessandro. Allora, stranieri nel campionato di Serie C regionale. Vicepresidente del Penta, Camillo. Sì, anche ce domenica ce ne sono, perché il regolamento permette... appunto agli stranieri dopo la Lega 2 a scendere di giocare solo in C regionale, e quindi ci sono diverse squadre che anche negli anni precedenti abbiamo trovato di tutto, nigeriani, argentini, naturalizzati. Basti ricordare quando facemmo 3 anni fa la finale da neopromossa con il Roseto di dell'allora patron Martinelli, aveva Porzingis che l'anno prima aveva giocato a Varese in A1, più un giocatore aveva giocato in Serie A francese, non mi ricordo il nome. Domenica a Termoli c'era un lituano che ha fatto il bello e il cattivo tempo, illegale in questa come serie. Keliauskas. Nazareno è come tipo Gianluca Lulli, conosce tutto. Gianluca fa così. Gianluca è così. Ma non so se ha preso già coscienza di tutti i nomi della C regionale. Beh, Gianluca almeno fino alla C1, B2, conosceva tutti. Infatti anche domenica conosceva diversi giocatori del Termoli. Pertinelli che aveva giocato qua? Keliauskas, scusa. E in settimana avevano preso un giocatore di colore, Igbanugo, proveniente dai Sernia. Igbanugo, ma di dov'è? Hanno rinunciato a 2 giocatori, a Ullano e De Santis, per inserire questo mezzo lungo che si deve però... Ma di dov'è Igbanugo? Dovrebbe essere nigeriano, Nigeria, mi sembra. Quindi africano. Sì. Africano. Che i Serni addirittura ne aveva 3 di stranieri, ha dovuto rinunciarne uno perché massimo se ne possono tesserare 2. Voi non ne avete di stranieri? No. Né Penta né Cirietti? No. Noi abbiamo Mustafa Diop, sì, un senegalese tesserato dall'inizio con noi. Sì. Ce l'abbiamo. E invece il basketball? C'è Massimo Ramone. È uno straniero. Perché? Okay. Straniero perché di gamba, cioè viene da gamba. E certo, nelle senza piccole offesa. Realtà... Lo straniero può anche arrivare dal comune vicino. Però no, che Massimo Ramone è straniero in quanto come valore aggiunto, tipico di uno straniero. Esatto. Altro che i 33 punti di Marco Di Francesco. Che faccia gialla Marco Di Francesco, vabbè. Ma del resto. Allora, è positivo o negativo questa storia degli stranieri? Secondo me non è affatto un fattore positivo. Non perché comunque. No, no, io preferirei molto di più che si puntasse sui giovani italiani che escono dai vari quelli settori, quelli con i 17 anni che escono dai vari settori giovanili, questo si deve continuare a fare, perché se no la C2 rischia di diventare il classico campionato dove a febbraio, dove è possibile anche fare dei ritesseramenti, spesso delle società comprano uno o due stranieri che magari sono fisicamente e tecnicamente più pronti, sono giocatori di rottura, giocatori in grado di segnare tanti punti. Rottura sempre come Mazzoli. Sì, di rottura. Oddio, in quel caso sono proprio di rottura, perché vengono a rompere gli equilibri però, che si erano però già stabiliti. Però anche a campo cioè sono giocatori che hanno una fisicità e una presenza che alle volte, anche se non sono tecnicamente eccezionali, quello della fisicità me lo disse il tuo presidente Pietro, sì, a Campobasso noi abbiamo trovato Wilson che è tipo Ford. Che si lanciava Wilson da un giocatore è un 5 mi viene da dire, un pivot di 2,3 metri, 2,4 metri, di una fisicità disarmante, giocatore di rottura. Ricorda il nostro expert di Spasco, un giocatore di quel genere, un grosso saltatore folle, solo che tira anche discretamente bene i tiri liberi, infatti Pasco. Però stava in Serie A, tira discretamente. E più hanno Fall, un altro giocatore straniero. Siete d'accordo con Nazareno, Camillo, Marco, anche Alessandro su questo? Sicuramente, fatto sicuramente positivo, anche perché soprattutto levano spazio ai giovani. Poi dipende da che cosa vogliono le società. C'è chi fa di tutto per salire a dispetto dei Santi, poi magari l'anno dopo si trova in difficoltà economica, perché non dimentichiamoci che questa è gente che anche se in C regionale gioca tra virgolette per soldi, sono professionisti a tutti gli effetti, fanno per lavoro quello del giocatore, diciamo, cioè, anche se sì, ma non è quell'età, magari non è colpa loro, è il regolamento che permette purtroppo questo. O in C2 o in B1. Marco e Alessandro invece la pensano diversamente. No, vabbè,
Diciamo che prima la C2 era caratterizzata sicuramente da più stranieri. Fino a 2-3 anni fa tutte le squadre ne avevano uno, se non addirittura due, fino a qualche anno fa. Chiaramente la crisi economica si fa sentire, anche perché, come si dice giustamente, lo straniero deve essere pagato in quanto ha un contratto regolare, solitamente tramite procuratori. Però, insomma, il fatto che giocano io in C2 non è una cosa. Scusate, adesso salto di palo in frasca perché vi vedo affiancati, uno con la tuta rossa e uno con la tuta blu, per far vedere che avete almeno, come dire, due belle tute di colori diversi. Esatto. Questa è la tuta dello staff, infatti. Quella è quella dei giocatori. Questa è quella dei giocatori. Ah, tu non so se avevi notato la finestra. Ti sei rivestito di autorità, tu. Bravo, però, visto che te ne sei accorto. La precisazione ci sta. Ben mi sta. Vabbè. Premesso che non lo sapevi prima. Tu che pensi di questi stranieri? Sicuramente possono essere... Ti danno un po' fastidio? Soprattutto quelli che si lanciano dalle liane. No, sicuramente sono un danno, tra virgolette, per i giovani... Per i giovani che escono dai vari settori giovanili, che si accingono a fare... No, anche in Serie D non ci stanno, però. Pure in Serie D potrebbero possono starci, sì. Potrebbe. Però, anche perché è un po' un controsenso, scusami se ti interrompo, mettere il limite per gli under, quindi dare un numero minimo di giocatori di una certa età e poi magari permettere il tesseramento di due stranieri, sono due norme un po' che vanno a contrastare se vogliamo far crescere i giovani locali o italiani. E quindi Alessandro propone questa battaglia sociale. Sono d'accordo con questi altri, insomma. Però da giocatore, giocare con contro un giocatore forte di ben altra categoria non è che mi dispiacerebbe. Ah, lo vedi? Grande, accetta la sfida. Vai, ci sta un playmaker straniero in Serie D? Ancora no. Non lo so. Bell'americano nero e tu li metti a giro. Vabbè, tutto può essere. Allora, facciamo così, perché stiamo arrivando a grandi passi alla conclusione della puntata. Abbiamo un'altra interruzione pubblicitaria e andiamo a vederla subito e poi prossimi turni. Eccoci qua, rientriamo velocemente i prossimi turni perché siamo davvero in chiusura delle nostre squadre, delle squadre abruzzesi e teramane. Allora, in DNA, Divisione Nazionale A, la BLS Chieti va a giocare per la 13ª giornata in casa del San Severo. Il San Severo ha 8 punti in classifica, la BLS Chieti 10, insomma quasi uno scontro diretto. In bocca al lupo comunque a coach Sorgentone e la BLS Chieti. In DNB... La McEnergy Roseto va a giocare in casa del Francavilla Fontana. Francavilla Fontana ha 12 punti, gli stessi di Roseto, scontro diretto di alta classifica. Poi invece in DNC il Globo Giulianova gioca di nuovo in casa, ha giocato in casa contro Porto Sant'Elpidio, ha vinto 74-66, riceve la visita dell'ex squadra di Marco Di Francesco, cioè l'Ascoli. Si gioca il 1 dicembre alle 21:15 al Palacastrum di Giulianova. Poi invece la Serie C regionale, allora il Penta Basket Teramo gioca in casa contro il Globo Isernia ed è anche questo uno scontro importante. Certo. E poi invece la Ciprietti Vending Campli va, dove va? A Ripa Limosani, in casa del Maccabi. Mica Maccabi no. Arena. Due parole su questa partita. Allora intanto Penta Globo Isernia, che squadra è? Globo Isernia sulla carta ha 3 sconfitte, ma in realtà la prima partita loro l'hanno vinta, l'hanno persa a tavolino per un problema. E quindi ci avrebbero 2 sconfitte. Esatto, quindi vengono da 4-5 vittorie consecutive, hanno un ottimo roster, non sarà facile. E non sarà facile neanche a Ripa Limosani, mi vuoi dire Nazareno? Allora, Ripa, nonostante l'ultima partita l'ha persa male con Ortona, mi pare, se non sbaglio. Sì, 88-42. Diciamo, però non ha brillato proprio in attacco. Chiunque ha giocato contro Ripoli Ponosani nel loro campo ci può dire che questa squadra lì si trasforma. Comunque è una squadra che ha, l'ho detto, un quintetto abbastanza giovane, esclusi Cannavina, e una guardia e un mezzolungo che sono Di Sante e Santella. E giocano molto per dare la palla a Cannavina di triangolo, per cercare in situazioni di pick and roll piuttosto che il blocco cieco per ribaltare e per buttarlo dentro. Ho capito. Campano molto di lui, e però sono anche una squadra discreta a livello perimetrale, secondo me, anche vedendo... Va bene, in bocca al lupo a tutte le squadre qua rappresentate. La Serie D, il messaggio, mannaggia, ragazzi, devo inforcare gli occhiali, se no qua è il televisore. Che dice? La Basketball Terra è una società super fatta di belle persone, allenatori e preparatori atletici veramente speciali, grazie. Grazie, ringrazia Marco. Prego. Ringraziamo, grazie del messaggio.
mandate le immagini della partita Campri-Pescara. E le mandiamo. Prima o poi le manderemo. Prima o poi le mandiamo. Tre. Adesso non facciamo in tempo. Allora, riparte anche il campionato di basket di Serie A1, basket in carrozzina, perché ha riposato il turno precedente. E il gruppo Tercas-Amicacci Giulianova gioca in casa contro Sassari. Sassari è primo in classifica con 6 punti insieme al Santa Lucia e al Santo Stefano Banca Marche. E invece il gruppo Tercas-Amicacci Giulianova deve riprendersi, perché finora ha vinto una sola partita, ha soli 2 punti. Poi chiudiamo con la Serie D. Prossimo turno del basketball Teramo si gioca in casa sabato alle 18.30 contro Popoli. Che squadra è Popoli, Marco? È forte. Bella squadra, è forte proprio. A Sbroglia, che è un 4-5 del Vio Domenicucci, che fino all'anno, a 2 anni fa giocava in B2 con Torre dei Passeri. È sicuramente una squadra che ci può mettere in grossa difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'esperienza, anche perché il nucleo storico dei ragazzi di Popoli comunque sono ragazzi sempre che hanno fatto la Serie C regionale. Bene. Però per noi credo sia un passo importante. Io ho visto un po' il campionato, ho visto un po' i roster, diciamo. Quindi che adesso noi... si deve vincere. Noi sì, noi ci collochiamo dopo il quinto posto, secondo me, perché ci sono obiettivamente 4-5 squadre sulla, come organico, sicuramente più esperte e superiori. Però dobbiamo comunque lavorare in palestra per non porci limiti. E credo che Popoli per noi come squadra possa essere un bel punto di prova. Bene, bene, bocca al lupo. Sì. Anche al basketball Teramo, il playmaker di là lo conosci, no, di Popoli, ma non, proprio non ci interessa, è vero? Perché noi giochiamo di prepotenza, quindi va bene, in bocca al lupo. Ad Alessandro, a Marco e al basketball Teramo. Siamo arrivati davvero in conclusione. Io ringrazio Nazareno Taraschi della Ciprietti Vending Campi, Alessandro Croce, grazie. Marco Di Francesco del basketball Teramo. Grazie a voi. E il vicepresidente del Penta Teramo, Camillo Gentile. Grazie, buonasera. Grazie, grazie davvero per essere stati qui con noi. Se lo vorrete, noi ci vedremo nuovamente mercoledì prossimo. Grazie, arrivederci.